Buonasera a tutti ragazzi. Allora, proprio in questo istante. Nessuno credeva al traversone di Lee, tutti a pensare al giocatore alla Playoff porta della di Serie panchina. B. Adesso 1.000 secondi sulla bandierina, è arrivato invece il cross perfetto per Pazzini, che ha liberato il pezzo migliore del suo bagaglio tecnico, il colpo di testa davanti al portiere. In questo 3-1, momento 3 a ed era 1 per finita. il Verona nei playoff di Serie B. Il Verona praticamente approda Sguardo in in mezzo, semifinale. cross, tutti fermi, Gabriel compreso, Pazzini a passare davanti. Grandissimo colpo di testa di Pazzini che chiude l'incontro con il Perugia praticamente. Eravamo ai tempi supplementari, mancano ancora 2 minuti. 3-1 Pazzini, che aveva Partita avuto al che 95esimo la sembrava in palla del discesa per il 2-1, Verona, perché messa in porta Di con il Carlo colpo nel di primo tacco, ma tempo tirata ha via portato in da vantaggio Gabriel, che qui invece, insieme al resto della la difesa, squadra è esente da del colpe. Verona. Però 3-1, proprio giunto al all'89esimo, secondo, in l'ultimo tutti i modi, minuto di gioco, in 10 è stato uomini, accordato un nel calcio di minuto rigore a 29 Perugia che ha del pareggiato i secondo, conti e quindi ha con mandato la Pellegrini gara ai e supplementari. Pazzini, Ma nei molto supplementari il contenti, Verona ha perché preso in qui c'è mano la stato un punto di situazione e recupero, ha si sta per realizzato entrare altre due contatti, reti. Una l'abbiamo racconti di un ascoltata bellissimo praticamente abbraccio live. tra Lietti e tutti i membri del suo staff. E Si sono quindi vi uniti un bellissimo abbraccio. faccio sentire il Hanno capito che ormai è bentegodi. fatta. Ormai mancano pochi minuti, Minuto di anzi, un recupero. minuto e Gli mezzo ultimi più istanti di qualcosa di questo campionato per il recupero. Perugia E quindi il sono stati Verona invece da andrà godere mercoledì per il prossimo a Verona. giocarsi la semifinale Sarà quindi con il Verona-Pescara Pescara mercoledì sera. mercoledì Gara sera. 1 qui al Bentegodi. Da qui in avanti si va a giocare Ultimo minuto di sempre andata e gioco. ritorno. C'è anche una sostituzione. Entra Tupta ed esce Larivi. Per il gialloblu. Un cambio per togliere ulteriormente forze al Verugia, ma squadra di destra che ormai sul Quindi 3-1 ormai attendiamo gli è ultimi sotto istanti, torcia. sentiamo un po' il boato del Bentegodi che saluterà la squadra che passa questo turno di playoff e approda in semifinale dove affronterà il Va Pescara Larivi, anche mercoledì per lui, sera. dose di applausi dentro Tupta. Recupero che a questo punto potrebbe anche allungarsi, anche se la partita ha già spremuto il suo succo. Sentiamo un po' il Bentegodi, è sempre bello, a me queste gare alla fine mi emozionano sempre, anche se non sono coinvolto perché non tifo nessuna di queste squadre, Vedi, amica. però è sempre bello vedere festeggiare a chi piace questo Gallaro, vedi, sport. È amica. l'essenza. 120esimo, un minuto di recupero e poi i Fermati 60 secondi tifosi del aggiuntivi. Verona e del Bentegodi potranno Mazzocchi, festeggiare questa Eljamic qualificazione alla semifinale. sbaglia la giocata interna, Parte lì ancora la il Verona. possibilità ancora di correre, errore però sul primo controllo. Colombo, Perugia non difende più, si aprono le praterie con Henderson che mette dentro per Pazzini. Gabriel si rifà, ma poi non può reggere sul 4 a secondo 1 colpo di Pazzini. live, 4-1 Pazzini, il doppietta di generoso per il Pazzini, Perugia, ma 4 a quando c'è in 1. campo questo signore qui non si può mai mollare la Pazzini, concentrazione, Pazzini, nemmeno di un grammo, Pazzini, perché in area di sentite. rigore non sbaglia quasi mai, è il suo giardino di casa, ha messo doppietta. 4-1 Hellas. Gol live, seguito live. Bene, bene. Azione di contropiede del Verona Posizione che regolare, Gabriel arrotonda. aveva eseguito un pezzo capolavoro anche in questa circostanza, ma sul secondo tentativo è crollato. Finisce praticamente la partita. 12 in campionato per Pazzini, in 25 presenze, con minutaggio davvero relativo. Finisce la Finisce gara qui, 4 a Verona 1 il Verona. 4, Perugia 1, la distanza si amplia nel finale dei due supplementari. Ha Nei supplementari portato in vantaggio prevale il il Verona più Verona sul Carmine, a quel punto del Perugia. primo tempo aveva pareggiato il Perugia sul calcio di rigore Nonostante con fosse in Pido, 10 il una volta Perugia. rimasto in 10 uomini per espulsione di Juan, paratona di Gabriel al 95esimo. Benissimo. Poi la rete che Altra ha gara spaccato in due la interessante, partita, quindi quella di mercoledì. Imperéur nel primo dei supplementari, e nel finale Pazzini ha arrotondato sul 4-1. Bene, Sarà bene quindi Verona. Verona-Pescara da una parte, Cittadella-Benevento dall'altra. L'antipasto dei playoff ha regalato due partite notevolissime, con la sorpresa Cittadella
con la quasi sorpresa Perugia, perché Perugia esce a testa altissima da questo incontro, bene, ma anche bene, con un ruggito enorme del Verona, che a questo punto si riprende anche i titoli, i gradi di squadra favorita per la promozione, nonostante la posizione di classifica, giocherà da quinta e quindi non avrà il fattore campo contro il Pescara, potrebbe averlo eventualmente solo in una finale con il Cittadella. Sono tutti discorsi che però verranno affrontati tra poco. Sto facendo adesso ascoltare il momento della festa per l'Ellas, del saluto al Perugia con le tifoserie che applaudono i propri giocatori. Questo è Perugia che prende il suo applauso, Nesta che saluta così al termine di una partita giocata con cuore e intelligenza, Aglietti invece che raggiunge lo spogliatoio e da domani può pensare al Pescara. Bene, benissimo, allora vedremo questa semifinale molto interessante tra Pescara e Verona mercoledì sera. Si è consolidato il rapporto tra tifosi e complimenti al Verona che approda in casa Verona. Allora, semifinale, l'altra semifinale sarà anche molto interessante tra la Liberazione Cittadella e il Benevento. Addirittura tra le lacrime. Quindi non se ne vuole andare la formazione di Nesta. C'è la formazione umbra che saluta i tifosi sotto la curva che erano venuti a Verona a sostenere la squadra. Verona è costretto, il Verona ai supplementari. E in questa fase di stagione, con i playoff che durano così poco, anche avere 30 minuti in più nelle gambe può essere un peso. È entrato dalla panchina e ha spostato l'equilibrio. Nonostante il Perugia abbia giocato comunque in 10. Pazzini al microfono. Eccolo qua, sì. Ascoltiamo Pazzini. Giampaolo, raccontami le sensazioni, magari anche guardando lì. 118, 120 più 1 Pazzini, che si prova? No, sono contentissimo, ma non per il gol, ma perché volevamo passare. Secondo me abbiamo giocato una mezz'oretta in più. Forse l'hanno fatto i miei compagni, visto che era entrato alla fine, per farmi giocare qualcosa in più. No, a parte di scherzi, una partita tosta, poteva anche chiuderla prima. Però siamo contenti, dai, penso che questa gente si merita il meglio e noi dobbiamo dare tutto quello che abbiamo fino in fondo. Questo è un messaggio, se vogliamo, a tutte le altre squadre, cioè l'Ellas non muore mai. L'Ellas deve fare molto di più rispetto a quello che ha fatto in campionato. Speriamo di averlo capito, siamo sulla strada giusta, adesso ci aspetta una doppia partita difficile col Pescara, ma ce la giocheremo senza paura, perché comunque affrontare l'Ellas non deve essere facile per nessuno. Di te che mi dici? Entri dalla panchina, il Bentegodi esplode per te, tieni palla, fai salire la squadra e fai due gol, determinante come sempre. Ah, sono contentissimo, io sono sempre in debito con questa gente che mi fa sentire sempre grande affetto e è un, per me sentire così tanto affetto è lo stimolo per tenere botta sempre tutti i giorni e per cercare di migliorare e per toglierci ancora delle belle soddisfazioni. Loro per me sono fondamentali, però ripeto, adesso è importante la squadra, sono contento per Samu che ha trovato continuità, abbiamo bisogno di tutti perché se andiamo in Serie A andiamo in Serie A tutti, quindi va bene chi fa gol chiunque. Ecco, cosa serve adesso per la Serie A? Vi siete guadagnati il diritto di andarla a giocare contro il Pescara? Dobbiamo fare due partite molto importanti perché il Pescara è una bella squadra che gioca, mercoledì avremo la prima qua e quindi daremo al massimo. Ti faccio l'ultima, ma è più che altro una curiosità. Ho visto alla fine Gabriel che ti ha abbracciato e ti ha detto qualcosa. Che vi siete detti? No, mi ha fatto una battuta. Gabriel giocava con me al Milan, mi ha fatto una parata della Madonna a tempo scaduto, però gli ho detto che gli avevo fregato il tempo sul primo gol, ma insomma Gabriel lo conoscevo ai tempi del Milan e ha fatto piacere di salutarlo. Complimenti. Grazie. Così. Allora, abbiamo ascoltato anche Pazzini, la voce di Pazzini ai microfoni nel fine partita, quindi rinnovo i complimenti alla squadra di Verona. Mercoledì sera sarà una bella sfida col Pescara, vedremo chi si giocherà questa finale di playoff nei prossimi giorni. Molto interessante questo playoff di Serie B, partite molto intense. E quindi martedì e mercoledì si tornerà in campo e speriamo di vedere altre due belle partite. In questo caso però ci sarà andata e ritorno alle semifinali, quindi si giocherà prima a Verona e poi a Pescara,
la prima semifinale, ripeto, mentre dall'altro lato c'è Benevento Cittadella, la prima si giocherà prima a Padova e ritorno a Benevento. Un saluto a tutti da Frank e ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti e buona serata.